Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide?» Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, «Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Tutti noi abbiamo passato per momenti brutti, forti, non tanto forti come questo, ma noi sappiamo cosa si sente nel momento buio, nel momento di dolore, nel momento delle difficoltà. Noi sappiamo. Ma lei, Sara, pensa: ma se io mi impicchio farò soffrire i miei genitori? E si ferma e prega. E Tobit, questa è la mia vita, andiamo avanti e prega, prega. Questo è l'atteggiamento che ci salva nei momenti brutti, la preghiera, la pazienza, perché tutti e due sono pazienti col proprio dolore, e la speranza che Dio ci ascolti e faccia passare questi momenti brutti. Nei momenti di tristezza, poca o tanta, nei momenti bui, preghiera, pazienza e speranza. Non dimenticare questo. Dopo la prova il Signore si fa vicino a loro e salva loro. Ma ci sono dei momenti belli, autentici, come questo. Non quei momenti con bellezza truccata, che tutto è artificioso, un fuoco di artificio, ma non è la bellezza dell'anima. Che cosa fanno tutti e due nei momenti belli? Ringraziano Dio. Allargano il cuore nella preghiera di ringraziare.